Buongiorno, buongiorno a tutti e buon venerdì 22 ottobre 2021. Un buongiorno particolare al coordinatore comunale Fratelli d'Italia, città di Terni, Marco Celestino Cecconi. Buongiorno Marco e buon Ciao venerdì. Paolo, buongiorno. Questa mattina ci vogliamo divertire, se così si può dire, su alcune questioni delle quali abbiamo letto ultimamente delle cose esilaranti. Io ricordo a tutti quel nomignolo di un antico romano, Catone il Censore. Noi non siamo ovviamente di quel lignaggio, né abbiamo la presunzione di essere i censori di nessuno. Di sicuro, quando si leggono delle cose tipo quelle che sono circolate, come dire, in modo deflagrante nel web, parlando di Facebook, tipo quelle che scrive l'assessore condannato dalla Corte dei Conti, Tiziana De Angelis, oggi consigliere comunale del Partito Democratico, certamente noi siamo saltati sulla sedia. Devo dire, non solo noi, ovviamente non abbiamo la presunzione neanche di avere una sensibilità maggiore o diversa da quella di molti altri. Andiamo a leggere che cosa scrive a proposito del fallimento, per come sopra è riportato giustamente nel montaggio che una regia sapiente, quale quella di Paolo Glaudiani, ha saputo fare, ci ricordano i titoli del giornale, del Corriere dell'Umbria. Del Corriere dell'Umbria andiamo a leggere la data, c'è in alto a destra, Paolo, tu che sai leggere anche le scritte piccolissime. Che data era quella di Paolo? Beh, 26 gennaio 2018. ecco, allora, tanto per cominciare a fissare, visto che noi abbiamo come l'attaccamento ai documenti, alle cose reali, ai numeri, costruiamo anche dei confronti e degli specchietti elettorali che sono, come dire, che denotano la nostra volontà del perfezionismo al quale ci rifacciamo, ci proviamo a essere ancorati rigorosamente ai dati, ai numeri e ai riscontri. Non ci piace raccontare balle o non ci piace raccontare delle cose che siano delle cose non realistiche. Allora, leggere quello che ci accingiamo a leggere, francamente, ci ha fatto trasecolare. Andiamo a leggere, Paolo, leggilo te questo commento di Tiziana De Angelis ad un post scritto nel web, ad un post scritto su Facebook. Leggilo te, che hai una capacità narrativa anche superiore alla mia. Vai. Colpa di quelli di prima, di che? Emanuele Basta, quelli di prima hanno il solo torto di essersi andati a guadagnare risorse con bandi e lavoro ai tavoli tecnici, regione e ministero. Poi grande errore, se facevano pagare crediti ai cittadini mettendoli sotto pressione come questi amministratori. Nessun dissesto. La scelta purtroppo era morale. E ancora una cosa, nessuno avrebbe svenduto beni, ridotto la città a chiudere attività e a chiedere sempre più risorse ai cittadini in tempi come questi in cui le persone vanno aiutate a mangiare, a avere una casa, ad avere risposte che diano idea di progettazione futura, non certo di selfie per campagna elettorale. Scusami. Ma comincia ad essere troppo il disastro e sappiamo bene come si svincolano risorse da una parte e l'altra, da capitolo di bilancio per quello che meglio accomoda. Ora, io rileggerei perché nella narrazione perfetta di Paolo Glaudiani, che ha messo in risalto anche con tono grave della voce questo passaggio, rileggerei. Poi, grande errore, se facevano pagare crediti ai cittadini, casomai debiti, quindi c'è anche un problema, no? Se facevano pagare debiti ai cittadini mettendoli sotto pressione come questi amministratori, nessun dissesto. La scelta purtroppo era morale, quindi è morale, nella doppia morale del PD e quindi della consigliera già assessore di An De Angelis Tiziana, è morale rivolgersi alla cosa pubblica e all'amministrazione della cosa pubblica omettendo, come hanno scritto a valanga
i revisori dei conti per anni 14, 15, 16, 17, 18, 19 relativamente al 18. Quindi, come hanno scritto puntualmente i revisori dei conti, riguardo alla incapacità di riscuotere i crediti del comune, ma i debiti dei cittadini nei confronti del comune. In altre parole, senza l'Illeri non si l'allera. Amministrare è possibile, fare le cose anche velocemente per quando si presentano le necessità o per quando si presentano i problemi. Ora, nella tripla morale del Partito Democratico, della quale Tiziana De Angelis è autorevole rappresentante, si dice da una parte, accusando ovviamente sempre gli altri della pagliuzza nei propri occhi anziché guardare la trave nei propri, si dice che gli altri sono quelli che fanno i condoni, che sono gli evasori, che sono quelli che irresponsabilmente vogliono addirittura abbassare le tasse, udite udite, gli altri, sempre gli altri. E di sé si dice che sono quelli del rigore, quelli della morale, quelli bravi, quelli che c'è bisogno di patrimoniali, c'è bisogno di più tasse. E poi la terza morale è quella che non è vero la morale, quella che si racconta ai cittadini per la propria convenienza, cioè che loro sono quelli bravi e sono quelli moralmente seri in riguardo ai tributi e alle tasse. Si dice che era immorale di fatto riscuotere ciò che era debito per i cittadini e credito per l'amministrazione. Per questo il comune è andato in dissesto. Cioè, come dice il Corriere dell'Umbria, lo facciamo rivedere, è fallito il comune di Terni. Ora, almeno in due scadenze l'anno, la De Angelis dovrebbe ricordarsi, giugno e dicembre, quando paga l'IMU, che l'aliquota è al massimo e per questo è al massimo e per questo fallimento è al massimo per tutti i cittadini. Si dovrebbe ricordare che con questa cura morale, secondo lei, per i prossimi decenni tutti i cittadini ternani, anche lei quindi, dovrà pagare, oltre a quello che gli ha comminato la Corte dei Conti come sanzione a seguito della condanna per aver di fatto causato il dissesto, oggi questo è, ed è una profonda responsabilità morale rispetto a ciò che altri hanno tentato di confondere, perché noi non abbiamo mai inseguito le verità processuali ben distinte dalle realtà amministrative, ben distinte dalle responsabilità amministrative. Noi abbiamo sempre distinto i piani, rigorosamente distinto i piani, tant'è che il primo atto dell'allora consigliere comunale di Fratelli d'Italia, primo consigliere comunale di Fratelli d'Italia insediatosi a Terni, Marco Celestino Cecconi, insieme all'allora candidato sindaco sconfitto Paolo Crescimbeni, promossero linearmente, perché si può amministrare con coscienza anche dai banchi della minoranza, ciò che apparve immediatamente enorme, cioè il potenziale rischio per il comune di Terni di andare in dissesto, cosa che puntualmente, ai noi, addirittura traguardandolo 5 anni prima, è regolarmente successo. 4 anni è un pezzetto prima, diciamo, meno di 5 anni prima. Scrive una persona che conosco discretamente da 59 anni circa: quando si amministra con coscienza anche dai banchi della minoranza, era il 2014 e fu per Fardelli d'Italia, per tramite della mia persona, il primo atto di quella consigliatura. Avevo scritto primo atto di quella consigliatura. Pur se da soli decidemmo che era la cosa giusta, allora, se la maggioranza avesse voluto rimediare, avrebbe potuto risparmiare alla nostra città il fallimento. Credo che sia inoppugnabile
quello che è stato scritto, e credo che sia inoppugnabile il fatto, ricostruendo la storia, che qualcuno aveva immaginato questa incombenza sulle nostre teste, ciò che incombeva sulle nostre teste. Oggi Lanza, giù in basso, a destra, come tutte le testate giornalistiche, ci dicono: ex giunta di Terni condannata dalla Corte dei Conti per il dissesto. Sanzioni per 170.000 euro per ex sindaco di Girolamo e assessori, anche per l'assessore Tiziana De Angelis, ovviamente, per quota parte. Ora, non ci sarebbe bisogno di dire altro, in verità non vogliamo aggiungere altro. Io aggiungerei soltanto una nota, so che ci allungheremo qualche minuto, lo so, però io questa cosa questa mattina non voglio rinunciarci. La sto inoltrando adesso all'amico Claudiani perché la possa, come dire, utilizzare. Eccola qua, Paolo, è in arrivo. Ti prego di la scorreremo insieme, la leggeremo insieme, perché è la vera verità su come noi intendiamo la buona amministrazione all'interno per la nostra città e per la ripartenza della nostra città. Noi abbiamo questo stile, in attesa che poi Paolo possa pubblicare questo breve articolo che uscì nel 2018 a proposito del fallimento del Comune di Terni, perché noi intendiamo così la buona amministrazione. Mai, come dire, nella confusione dei piani, mai nella confusione dei piani confondendo i palazzi, Corso del Popolo, Palazzi della Giustizia, sentenze, assoluzioni. Ricordiamo che gli amministratori della sinistra a Terni sono stati assolti da responsabilità penali che erano emerse nella fase istruttoria della operazione Spada, lo ricordiamo. Abbiamo preso atto, al contrario, della sentenza della Corte dei Conti, che in verità non ci fa felici. Ne avremmo potuto anche fare a meno, perché se non ci fosse stata la condanna vuol dire che non c'era il dissesto, e se non c'era il dissesto non c'era il fallimento della città di Terni, e per tutti i nostri concittadini non ci sarebbe stata un'ulteriore fase di tregenda. Ecco, dedicato, scrive l'allora consigliere Cecconi, dedicato a chi confonde le assoluzioni, quelle delle aule di giustizia con le sentenze che addirittura lo stesso PD emise a Palazzo Spada, condannando Di Girolamo per le faide interne chiare, delineate, paparelliani contro Breghiani, contro Di Girolamiani, contro non so chi, tutti contro tutti. Poi nelle urne i cittadini ternani d'Umbria hanno emesso la loro sentenza, che è una cosa ulteriore. La verità processuale consegnata nella sentenza con la Corriere dell'Umbria del 26-1-2018, anche qui sempre documenti, fatti, riscontri. La verità processuale consegnata dalla sentenza con la quale, peraltro in contrasto con le richieste di condanna della pubblica accusa, sono stati assolti tutti gli imputati della cosiddetta operazione Spada, non ci imbarazza né ci contraddice. Noi non abbiamo mai allestito roghi nelle piazze, non abbiamo mai intrapreso nessuna caccia alle streghe, non abbiamo mai emulato tribunali del popolo di tristissima memoria, anzi, all'epoca dei fatti, nell'aula del Consiglio Comunale, fuori, Fratelli d'Italia non ha mai omologato un avviso di garanzia ad una sentenza di condanna. Fedeli, lo diciamo, come siamo alla fedeli come siamo, grazie Paola, ad una cultura politica che ci ha sempre indotto, semmai, a chiedere a partiti e movimenti di non cavalcare un'inchiesta pretendendo di anticiparne gli esiti, giusto per ottenere un po' di visibilità a buon mercato. Noi non abbiamo mai fatto queste cose. Noi abbiamo sempre mantenuto, continuo a leggere, le dovute distanze tra le due estremità di Corso del Popolo, il palazzo della politica da un lato e all'opposto gli uffici giudiziari. Il fatto è che per contestare ad una giunta, ad un sistema, le proprie responsabilità, ecco il punto,
Non abbiamo mai avuto bisogno di sapere se metodi e comportamenti configurassero gli estremi di un reato e insomma fossero rilevanti anche penalmente. Per noi era e resta sufficiente ponderare le colpe politiche e morali. Per noi, ecco perché chiedemmo le dimissioni di sindaco e assessori ben prima di qualunque operazione spada. La firma d'autore di quell'amministrazione era già scritta con il fuoco nei conti sballati del comune di Terni, nei suoi bilanci mistificati, nel dissesto annunciato che ha portato alla certificazione di un fallimento che pesa e peserà sulle spalle di tutti i ternani. Gli unici costretti a pagare con imposti e tributi alle stelle e per colpe non proprie. La firma d'autore era già scritta in calcio al degrado della città, era scritta in calcio al blocco ingessato ed autoreferente dei servizi. Il fatto che il sistema di corruzione e consolidamento del consenso di quell'amministrazione e quella sinistra venga riconosciuto oppure no come reato non cambia di una virgola il giudizio etico su quello stesso sistema immobile ed immobilizzante per un'intera comunità, un sistema parallelo tra Terni a Perugia, da Terni a Perugia, quale che sia stato e sarà il responso dei tribunali, magari anche per un'altra indagine, questa ancora in corso, qual è quella sulla cosiddetta Sanitopoli, Concorsopoli Umbra. Lo scrivevamo nel 2018. Oggi, a proposito, a commento della sentenza sull'operazione Spada, l'ex presidente della Regione Marini, al centro della vicenda giudiziaria ancora sul tappeto, si scaglia contro il PD, il suo partito, e contro lo stesso segretario Zingaretti. Ecco, questa parte la omettiamo perché è la miseria propria di chi, come il Partito Democratico, fa finta che ciò che è successo non sia successo. Ritorniamo un attimo sopra per leggere un passaggio, vi prego di ingrandirlo Paolo, che è la parte centrale, quella che riguarda il fatto è che per contestare ad una giunta, ad un sistema, le proprie responsabilità, ecco il punto, non abbiamo mai avuto bisogno di sapere se metodi e comportamenti configurassero gli estremi di un reato. Ascoltate bene qual è il nostro stile e insomma fossero rilevanti anche penalmente. Per noi era e resta sufficiente ponderare le colpe politiche e morali nei suoi bilanci mistificati, nel dissesto annunciato che ha portato alla certificazione di un fallimento che pesa e peserà sulle spalle di tutti i ternani. Altro che morale, assessore De Angelis, altro che morale. Piuttosto direi che sarebbe opportuno che restasse ai fatti senza inventare fantasiose ricostruzioni, passando addirittura per un valore, quello della morale, che il Partito Democratico ha calpestato e ha messo sotto i piedi da decenni, raccontando verità di convenienza ad ogni piè sospinto. È morale stare dalla parte loro quando in questo caso fanno riferimento al rigore che vorrebbero farci credere di essere capaci di propinarci? È morale dire il contrario quando si fa riferimento al fatto che hanno deciso, quindi deliberatamente? Questo dovrebbe leggere il presidente che ha condannato alla sanzione gli amministratori di Terni. Dovrebbe leggere che secondo lei è stato morale non riscuotere i debiti dei cittadini e i crediti dell'amministrazione. Questo dovrebbe leggere il presidente della Corte dei Conti di Perugia. E sono certo che eventuali artifici tesi alla difesa dell'indifendibile cadrebbero come pietre dalla sommità di una montagna. La prima notizia è un'altra e la mettiamo subito in video, Paolo, dopo questo editorialone che abbiamo fatto questa mattina, perché era una roba che gridava veramente vendetta. Eccolo qua, una notizia di droga, grazie alla risorsa pakistana che è stata condannata a 22 anni. Dura sentenza nei confronti di un 46enne ritenuto il capo dell'organizzazione criminale. Droga dal Pakistan. Qualche chilo, forse qualche quintale nel corso del tempo. Qualche quintale di morte proposto e venduto ai nostri giovani, colpevoli anche loro, aggiungo pure, di acquistarla e di utilizzarla. Ecco, questa è la sentenza
che è stata emessa nei confronti di una delle tante risorse che girano senza arte né parte, ma dedite professionalmente allo spaccio delle sostanze stupefacenti, girano nella nostra città e si muovono nella nostra città. 22 anni di condanna. Pochi comunque. Quanti sono gli sballati? Quanti sono i drogati? Quanti sono forse i morti? Quanti sono quelli che hanno distrutto famiglie per il continuo bisogno di denaro? Quanti sono quelli che hanno rubato per procurarsi il denaro vendendo a quattro spicci, non so, la gomma o il gioiello rubato alla signora anziana dal collo? Quanti sono i reati connessi a questo buco e pozzo profondo che è il commercio, lo spaccio, l'utilizzo delle sostanze stupefacenti? Questa notizia ce la scrive Fabio Toni, ce la scrive su Corriere dell'Umbria, grazie a Fabio che salutiamo e che ci ha dato un motivo di profonda riflessione. Andiamo avanti, andiamo alla prossima notizia. Eccola qua, una vicenda che sta spaccando il mondo della politica tra coloro che non trovano soluzioni se non quella di non fare mai oggi quello che si potrebbe fare domani, e coloro, come il presidente della Ternana, che dice che non arrivano risposte da parte della politica che amministra. Chi avrà ragione? Quando e se mai si farà? Ora, nell'elenco degli annunci non possiamo non constatare che ce ne siano molti. Facciamo lo stadio se si fa la clinica, facciamo Ternanello prima qui, poi là, facciamo un sacco di cose. Quindi devo dire che non manca al presidente della Ternana la capacità di fare annunci. Non manca la voglia, evidentemente, di intraprendere? Punto interrogativo. Ecco, a tutto questo, per tutto questo, c'è bisogno di sinergie tra gli imprenditori, che sia il presidente della Ternana, che non è un imprenditore più imprenditore degli altri, è un imprenditore come molti altri, che hanno bisogno di rapporti seri e costruttivi e di azioni serie e costruttive da parte della politica che amministra. Non hanno bisogno di balbettii, ma questo in generale. Adesso vedremo come si compierà anche questa vicenda. Dal Messaggero c'è un'ampia pagina che parla di questo. Di questa materia. Ovviamente i decisori sono coloro che amministrano l'assessorato all'urbanistica, il sindaco stesso. Ovviamente i decisori sono questi, non sono altri. Andiamo avanti, Paolo, con la prima delle pagine online, con la prima delle pagine online, Terni Today. Terni Today, che ci ricorda una buona iniziativa, un'intrapresa che noi vogliamo mettere in evidenza, che sta capitando in città. Nuova attività a Terni, nasce un brand di abbigliamento, costruire sinergie con professionalità del territorio. Questa è un'iniziativa che noi abbiamo messo in evidenza cogliendo ciò che scrive Tommaso Ferrante, perché si parla di produzione. Ora, si parla di produzione di abbigliamento, non si parla né di profilati né di acciaio né di altri, che sono le presenze industriali caratterizzanti il nostro territorio. Bene, si parla di produzione, non si parla dell'ennesimo bar, dell'ennesimo luogo di ristorazione, pur per carità necessario, piacevole e utile. Si parla di produzione, cioè si parla di un luogo dove, visto che si parla di produzioni di un brand di abbigliamento, dove verranno assemblati, non so, pantaloni, giacche, maglie, camicie e tutto quello che ne consegue. Sulla pagina online Terni Today si potrà leggere nel dettaglio. Dicevo, si parla di una produzione che si avvia in città, che presuppone ovviamente maestranze e lavoro. Ecco, questo è il passaggio fondamentale che a noi ci piace mettere in evidenza, perché prima di andare al ristorante e spendere 10, 15, 20, 30 euro per pagare il ristoratore che ci ha servito delle buone pietanze, questi 15, 20, 30 euro bisogna averli in tasca, perché uno se li procura
rendendo un servizio ad un'azienda, lavorando onestamente, avendo un'attività che produce reddito e quindi si può procurare per mettere 30 euro per andare al ristorante o a consumare un piacevole aperitivo al bar. Bene, questa roba qui a noi ci ha colpito e l'abbiamo giustamente posta alla vostra attenzione. Umbria On che segue, genere completamente diverso, si parla di coloro che, non volendo aderire alla campagna vaccinale o addirittura non volendo sottoporsi ai tamponi, dico addirittura perché non c'è niente di più sicuro che fare un tampone e farlo con frequenza, perché quello sì è vero, è la certificazione inoppugnabile che tu non hai nulla e che quindi, non avendo nulla, non puoi contagiare di nulla nessuno. Alcuni, molti, boom di certificati di malattia, le richieste passate dalle 802 dell'8 ottobre alle 2507 di lunedì 18, solo due medici legali per i controlli. Quindi vuol dire che ovviamente chiunque potrà comunicare di avere un raffreddore e stare a casa magari per un altro mese o chissà per quanto tempo. Come si dice, come si suona se balla, questo mi pare un elemento di saggezza popolare. Noi non siamo a sostenere le tesi degli uni o degli altri, non stiamo a dire che fanno bene coloro che prendono il buono di malattia o fanno male gli altri, non ci interessa questa storia, noi facciamo rassegna stampa, però certamente questo è un elemento che a qualcuno, quelli bravi, quelli intelligenti, quelli che sono molto più bravi e intelligenti di noi insomma in due probabilmente, parlo per me ovviamente, non riusciamo a costituire l'intelligenza media di uno di quelli bravi. Mi vengono in mente quelli del PD che sono ovviamente più intelligenti, più bravi di me, sicuro. Di Paolo Claudiani non lo so, però di me sicuro. Bene, dico, allora qualcuno dovrebbe riflettere, loro che sono dei draghiani ora convinti, prima era Conte o morte, poi sarà, non lo so, quello che sarà, 1x2, la Ternana vince fuori casa, non so dove. Insomma, adesso ce lo dirà Paolo alla fine della nostra rassegna stampa, dove giocherà la Ternana in trasferta la prossima volta o in casa, se giocherà in casa. Ultima notizia che traiamo da Terni in Rete, invece, eccola qua. Tagliavento, concludiamo il cerchio, diciamo, proviamo a essere minimamente organici nella nostra rassegna stampa, ci proviamo. Abbiamo letto lì che cosa dice di fatto il sindaco e abbiamo proposto quell'articolo in apertura del Messaggero, chiudiamo con ciò che ci dice in questo caso Tagliavento. Facciamo ascoltare il video, così non saremo in nessun modo non assumeremo in nessun modo, cosa che non facciamo o proviamo a non fare, una posizione. Tagliavento ci dice di fatto nel titolo, rifacciamo leggere il titolo, che di fatto sul centro sportivo vorremmo una risposta definitiva senza ulteriori. Che dice Paolo Tagliavento, Paolo? Ovviamente la telefonata che lui ha ricevuto era oggettivamente la mia, perché comunque noi interagiamo giornalmente su tutte le dinamiche della società. Quando il Presidente mi ha detto la situazione, io per l'ennesima volta gli ho dovuto dire quello che stavamo vivendo. Ma questo non è un attacco politico o altro. La Ternana Calcio ad oggi è un SPA, ma in realtà è un SPA che non ha nulla oltre che avere i giocatori. Il Presidente e noi riteniamo importantissimo avere alcune tipologie di caratteristiche che arricchisca questa società, e tra cui il centro sportivo. Noi quando abbiamo fatto questa tipologia di offerta non è stata un'offerta piovuta dal cielo, come sempre fa la Ternana Calcio, interloquisce prima di poter andare a trattativa. Quello che volevamo fare è stata condivisa sia dal piano economico, è stata condivisa per tutta una serie di iniziative che mi aspettavo e ci aspettavamo essere molto più rapida. Questo non vuol dire che sicuramente ci sono dei percorsi legittimi
che devono fare. Tanto è vero che noi non ce l'abbiamo assolutamente con l'amministrazione comunale, che anzi spesso ci viene, c'è una collaborazione. A fronte di questa cosa, devo dire che ieri sera il sindaco a ora tarda mi ha chiamato rassicurandomi che saranno tempi estremamente brevi, perché comunque anche loro capiscono l'importanza di questa, di questo progetto. Finiamola qui, Paolo, finiamola qui. Mi pare che sia tutto molto chiaro. Di fatto c'è un video di 6 minuti e 57 che è a disposizione di tutti. È compito di coloro come noi che promuovono articoli piuttosto che altri, note piuttosto che altre, quello di sottoporre quello che ovviamente a noi ci sembra significativo. C'è una spiegazione chiara da parte di Paolo Tagliavento, che è persona, come dire, garbata ed attenta della società Ternana Calcio, a tutte le cose che gli vengono chieste in questa conferenza stampa. Noi abbiamo terminato una rassegna stampa, devo dire, ci autogiudichiamo, ci giudichiamo, devo dire oggi è una rassegna stampa di quelle che chiude la settimana con un'alta qualità, se mi posso permettere. Abbiamo portato come al solito documenti, riscontri, abbiamo portato e abbiamo promosso degli articoli notandoli che ci sono sembrati particolarmente significativi. Devo dire che è stata una buona puntata. Io ringrazio tutti quelli che oggi, nelle scorse giornate e per tutta la settimana ci hanno sostenuto ed ascoltato. Ringrazio soprattutto Paolo Claudiani, sempre dedicatissimo a questa attività come a molte altre in verità. Lo saluto caramente, dandogli appuntamento a questo punto a lunedì per la nuova puntata della nostra rassegna stampa dalle pagine del coordinamento comunale. Grazie a tutti, grazie agli amici vicini e a quelli lontani, come questa bella foto ci ricorda. Buona giornata. Buona giornata a tutti.